La vita non è uno scherzo, prendila sul serio come fa lo scoiattolo, per esempio senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà. Non avrai altro da fare che vivere. E poi c'è la firma dell'autore. Un autore famoso è chi scrive le poesie quasi ogni giorno, infatti, come messaggio del buongiorno al Liceo Artistico di Cagliari, è Angelo Baire, collaboratore scolastico. Come mai? Ma diciamo che questa è una cosa nata 3 anni fa, quando abbiamo montato questa lavagna, si è deciso col dirigente scolastico cosa fare. E quindi abbiamo deciso che io, giornalmente o settimanalmente, scrivere una frase o una poesia, qualcosa che mi ha colpito in particolare. E così anche da allora si è deciso di fare questa cosa. Quindi nei fatti gli studenti entrano e tra l'altro lei non è mai conosciuto come il poeta bidello. No, vabbè, quella è stata un'esagerazione. Diciamo che i ragazzi sono abituati, adesso la mattina arrivano qui, guardano la lavagna, a volte fanno un commento positivo, a volte non sono concordi, però diciamo che in generale è stata una cosa positiva, che tutti hanno portato qualcosa da poter scrivere sulla lavagna, eccetera, eccetera. Ognuno aveva una sua idea, diciamo che è stata una cosa positiva. Ovviamente una frase, del meglio delle frasi o dei versi, almeno una volta alla settimana, nei fatti lei come li sceglie? Diciamo che sono frasi che hanno colpito me. Diciamo questa è la parte di una poesia di Hikmet che è lunghissima. Questo è un poeta turco che è stato perseguitato, è morto già da molti anni. Oppure autori sardi tipo Salvatore Satta o altri personaggi di libri importanti. Diciamo che sono delle frasi tratte da poesie, frasi tratte da libri. A volte qualcuno che ha letto il libro neanche ricordava che c'era questa frase, però poi una volta che l'abbiamo segnata è stato un input a riprendere il libro e a leggere queste cose. Lei è un collaboratore scolastico, sì. L'altro termine appunto... Sì, che... diciamo il vecchio, che non il vecchio esiste bidello. Più, il vecchio bidello non esiste più perché ormai siamo collaboratori scolastici perché abbiamo cambiato, la nostra funzione è cambiata, non siamo più semplicemente la persona che pulisce la scuola, riordina la scuola, ma siamo gli psicologi, i consulenti, facciamo il primo intervento, diciamo, quando uno non sta bene. E in questo caso, eccetera. Nel suo caso, oltre che essere consulenti, insomma, fare di tutto, anche dei poeti. Ma diciamo che i poeti sono loro, io mi limito a scrivere alcune frasi che hanno colpito me e colpiscono anche quelli che entrano qui a scuola. Ok?